Sarà operativa a cominciare dal 12 marzo, l'11 febbraio verrà il Ministro dell'Interno a inaugurarla, a prendere visione del fatto che i lavori sono terminati, il personale è stato già assunto, sta facendo il rodaggio presso altre centrali operative anche a Roma, alternandosi nel lavoro in modo che quando entrerà in servizio dal 12 marzo, cominciando con i primi distretti e poi alla fine del mese, l'intero Abruzzo e tutti i numeri di emergenza convergeranno su questo numero unico 112 e quindi la centrale entrerà pienamente in funzione. Il presidente della regione Marco Marsiglio ha visitato la struttura della centrale unica di risposta del numero unico europeo di emergenza 112, allestita negli uffici dell'Agenzia regionale di protezione civile all'Aquila. Questo servizio salva vite umane, affronta i problemi prima che divengano tragedie, mette in campo le risorse dell'emergenza, da quella sanitaria a quella dei vigili del fuoco, a quella dell'ordine pubblico, carabinieri, polizia, insomma tutto ciò che è il mondo della sicurezza e della pronta risposta a ogni tipo di emergenza. Nel corso della visita il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile e responsabile del NUE Mauro Casinghini ha ripercorso le tappe più significative della realizzazione dell'112 e ha presentato i 40 operatori neoassunti che si avvicenderanno 24 ore su 24, 365 giorni l'anno nella gestione della sala che rappresenta una rivoluzione nel campo dell'emergenza. Ai cittadini non cambierà nulla, continueranno a fare i numeri che per loro sono più familiari, no? Quindi il 112, il 113, il 115, il 118, però risponderemo noi che nella compilazione della scheda dell'utente e poi nell'individuazione del chiamante, no? Accorceremo i tempi e favoriremo appunto le strutture di secondo livello.